Bentornati signori, oggi metteremo a paragone tre Ford: Ford Focus RS, Ford Focus ST e Ford Fiesta ST 200. Tutte a trazione anteriore e cambio manuale. Le tre auto verranno giudicate in base a 5 parametri: rapporto peso-potenza, feeling di guida che include prestazioni e handling, suono, aspetto estetico e prezzo. Questo video è sponsorizzato dalla Simoni Racing. I ragazzi proprietari delle autovetture hanno già acquistato dei componenti per le loro auto. Qui sotto in descrizione troverai il sito www.simoniracing.com. Clicca e se vuoi comprare qualcosa utilizza il mio codice sconto ODP15. Mi raccomando, commentate qui sotto, fatemi sapere quali tra queste tre Ford è la vostra preferita e perché. Buona visione! Più leggera, più potente è l'obiettivo per gli amanti delle vetture sportive. Prendiamo un rapporto peso-potenza intorno ai 10 kg cavallo. Equivale a dire auto che hanno 100 cavalli ogni 1000 kg di peso. Solo a titolo informativo, vetture sportive come Ferrari o Lamborghini hanno un valore medio pari a 3,5 kcal. Per decidere se è meglio un'auto potente o un'auto leggera, basta focalizzarsi sul rapporto peso-potenza. Come si dice, se sei potente vai veloce sul dritto, se sei leggero vai veloce ovunque. Ma da cosa dipende? Dal rapporto peso-potenza. Cominciamo con lei. La Fiesta ST 200 MK7 del 2016 ha un peso in ordine di marcia di 1163 kg. Cosa si intende per peso in ordine di marcia? Si intende il peso a vuoto del veicolo aggiungendo i liquidi e anche una zavorra che si riferisca al peso medio di un guidatore, che è stato espresso in 75 kg. Il rapporto peso-potenza della Fiesta equivale a 5.4 kg cavalli, ovvero 183.8 cavalli per tonnellata. La Fiesta di serie ha un motore 1.6 4 cilindri turbo benzina con 200 cavalli e 290 Nm di coppia. Abbiamo perso un po' di peso, sì, certo. Coupé più piccola, certo. Più leggera, secondo me, e non lo voglio ancora dire, potrebbe essere il cocktail perfetto. Diversa la questione per la Focus RS MK2, anno 2010, motore 2,5 litri, 5 cilindri in linea, trazione anteriore con QAF di serie. 1467 kg in ordine di marcia, 305 cavalli da libretto e 440 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 in 5,9 secondi e ha un rapporto peso-potenza di 4,8 kcal. Questi sono i dati di casa madre, ma Johnny, il proprietario della RS, ci ha messo le mani e questa versione qui è un bel po' più pepata. Sentiamola. Ma c'è una coppia bestiale, quanti newton fa questa? Sono quasi 600 newton metri. Ah, ecco perché. Quasi 600 newton metro di coppia per una macchina che originariamente sviluppa 305 cavalli. Esattamente. Che è stata portata dopo il tuo intervento, o meglio quello del tuo meccanico, a 400, circa 400, esatto. 400. Che si sentono. Mi colpisce davvero tanto la trazione anteriore così efficace. C'è da dire che questa qua all'epoca quando è uscita era la migliore trazione anteriore che c'era in circolazione, nonché la più potente in circolazione. Controllo disinserito. Ok. È un po' di sottostesto. Appena, cioè, no, appena la ruota grippa. Fa presa. Ti riporta dentro. È il bello di questa trazione. Sai che ho la sensazione di avere un fucile in mano? Sì, belle cannonate che tira. Ma anche come entra, esce dalle curve. E poi che sound ha? Siamo arrivati alla Ford Focus ST, anno 2017, motore 2 litri 4 cilindri turbo EcoBoost da 250 cavalli, peso in ordine di marcia 1437 kg, autobloccante meccanico WaveTrack non di serie, rapporto peso-potenza 6.3 kcal, da originale, perché anche questa, come la Fiesta ST 200 e la Ford Focus RS, è stata elaborata dal proprietario. Che turbina monta? Una
GTX Garrett 2867R generazione 2 su cuscinetti a sfera, è una bella bella signor turbina. Sì. Ovviamente siamo partiti prima da originale con lo stage 2 vicino ai 300 cavalli classico, quello dove ci fermano un po' tutti quanti. Mm-hmm. Poi da lì siamo andati con lo stage 3 con una base di una turbina, una GTX 2867R generazione 2 su cuscinetti. E poi da lì siamo andati con le piccole rifiniture. Scarico da 76, scatto completo, perché in precedenza c'era 200 celle. Adesso ovviamente per avere una erogazione più forte l'abbiamo dovuto eliminare. Aspirazione completa, bobine modificate, candele modificate, radiatore dell'olio, intercooler completo. Da lì poi c'è stata una voglia, una possibilità di superarsi, perché i cavalli sono come la droga, ma a te non ti bastano mai. Ovviamente sull'anteriore si dice: ma come fai a scaricare? Come fai a scaricarli? Poi l'hai messo a terra, sembra di stare sui binari. Sì. Poi c'è sempre quel mito da sfatare un po': l'anteriore. Raga, ve lo dice Matteo come va un anteriore messo giù bene. Ragazzi, va forte. Anche in salita va forte. C'è un pizzico di turbo lag, ma proprio un cicinino, appena appena. Sì, quello sì, ovvio, perché comunque eravamo consapevoli di questa cosa. Comunque la turbina è importante, Matteo. Quindi devi avere quel giusto compromesso, e quindi i giri un po' sotto l'abbiamo persa. Con la sua stock ovviamente era molto più pronta, okay, ma a 5,5 moriva completamente. E qua invece abbiamo spalmato un range di giri, ecco, dai 4.000 che è in piena coppia fino ai 6.500, un continuo tirare. Dai, un po' tubo lag da ignorante, un po' vecchio a scuola, dai. A me piace, sinceramente. A me tantissimo, spinge ovvio. Più in alto, ovvio. Oggi le macchine sono impostate un po' più sulla risposta pronta sotto, che è anche una cosa buona, Madonna, la macchina... senti come va con questo turbo. Sono più sfruttabili i turbo di oggi, però... il calcio nella schiena che ti dà la turbina grande, dai, è sempre un'emozione. Questa macchina l'unica pecca è che quando esce, esce purtroppo con un impianto monopompante, mentre adesso ho un disco a 330, Joyoke semiflottante, pinza da 4 pompanti, le pastiglie per ora sono delle Mintex. La bellezza anche di questa macchina è che originale ha un assetto fantastico. Persone che se ne intendono più di me di sicuro, e io l'ho riscontrata appena presa. Come ti trovi con la trazione anteriore? Bene, perché questa è una trazione anteriore, ma ti lascia quel culo ballerino che quando vuoi, se vuoi, dai una botta di sterzo e lei ti accompagna tutta la traiettoria. Sì. Il rapporto peso potenza fa davvero la differenza, perché un 1600 che va così con questa colonna sonora poi spinge. È pronta subito. Sì, subito. Non c'è neanche bisogno di scalare una marcia, perché lei ce la fa come coppia anche in terza. Ti fa venire la pelle d'oca. Qui c'è quel rapporto peso potenza che piace a me. E si guida bene, perché questa la butti in curva. Si muove dietro ma non sotto sterza. Che t'avevo detto. Bene,
siamo a buon punto. Abbiamo analizzato il rapporto peso-potenza di tutte e tre le Ford originali, il feeling di guida che racchiude prestazioni ad handling, abbiamo sentito il loro suono e abbiamo visto il loro aspetto estetico. E prima delle conclusioni finali vediamo il loro prezzo al lancio e il loro valore attuale, orientativo ovviamente. E mettimi un like a questo video, ti piace l'idea del paragone? Fammi sapere qual è la tua preferita tra queste tre Ford e perché, fammi sapere il perché. SimoniRacing.com qui sotto in descrizione, clicca, utilizza il mio codice sconto nel caso volessi arricchire, abbellire, modificare, pimpare con componenti tuning la tua auto. Molto bene, signori, la Ford Focus RS del 2010 aveva un prezzo al lancio di 35.000 euro, oggi si trovano intorno ai 23-24.000. Mentre la Ford Fiesta ST 200 anno 2016 aveva un prezzo al lancio di 25.000 euro e oggi si trova intorno ai 18-20.000 euro. La Ford Focus ST anno 2017, prezzo al lancio 37. Oggi le trovi dai 18 ai 24.000 euro. Senza ombra di dubbio, tre auto bellissime, una più divertente dell'altra da guidare. Qui sotto nei commenti non dimenticare di farmi sapere qual è la tua preferita e perché. Abbiamo visto il prezzo al lancio, quanto valgono oggi, quindi secondo voi è un buon acquisto una di queste tre Ford? Bene, aspetto la vostra, lasciatemi un like e non dimenticate, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella. Ciao ragazzi, alla prossima!